Avvocato Rodolfo Ludovici, lei ha assistito numerosi cittadini aquilani alle prese con lo spinoso caso delle aree bianche. La convince la soluzione che ha adottato il Comune dell'Aquila? Ma non mi convince per due motivi, diciamo. Uno fondamentale: noi siamo in una città che ha subito un dramma enorme, una città che è stata completamente sventrata, una città che forse non esiste più, che almeno che è in agonia in grande sua parte. Ora, in una situazione del genere, pensare di affrontare problema per problema in maniera singola diviene impossibile. I cittadini che si sono mossi per far accertare i loro diritti, i diritti soggettivi sui loro terreni, che erano stati vincolati dall'84, sono vittime intanto del fatto che il Comune non ha mai rivisitato il suo piano regolatore che ha origine nel 1970. Queste aree bianche sono decadute come valore giuridico nell'84. Ora, proseguire un'attività illegittima dall'84 a oggi è veramente una situazione abbastanza originale. Quindi le pretese dei miei clienti io le ritengo estremamente giuste. Per quanto riguarda le soluzioni, fino adesso ci siamo dovuti affidare al Tribunale Amministrativo, che ha nominato vari commissari ad acta, i quali hanno variamente disciplinato le aree. Abbiamo per esempio un commissario che ha dato uno 0,15 di standard edilizio a queste aree, quindi assolutamente non invadente, però ha esaminato queste aree una alla volta, quindi c'è un'attenzione a caso per caso. Ora, voler generalizzare come ha fatto il Comune, io non entro in merito alla delibera di giunta o alla delibera di consiglio, perché quello è un tentativo ormai abortito che non ha dato esito, non sono riusciti ad approvare una variante urbanistica. Hanno voluto dare prima delle elezioni il segno di quello che faranno dopo se saranno rieletti come amministrazione. Quindi non credo che meriti di un'attenzione particolare. Però una riflessione è possibile. Il Comune tenta di dare una soluzione uguale per tutti, un indice uguale per tutti, senza considerare le zone, senza considerare le circostanze oggettive, senza considerare il posizionamento. Quindi già da questo io ritengo che non sia possibile risolvere il problema in questa maniera. Ma poi le aree bianche vanno risolte nell'ambito della riformulazione del nuovo piano regolatore. Il Comune dell'Aquila dal 2000 aveva ben compreso che il piano del 70 era un piano completamente superato, quindi ritengo che questa soluzione non possa andare avanti. Spero che il Comune si apra al dialogo, che voglia parlare con queste persone. Lei deve pensare che la delibera, sia quella di giunta che di consiglio comunale, anzi diciamo quella di giunta, è stata completamente segretata, anche gli stessi assessori. Cioè è uscita dal segreto delle stanze in una visione amministrativa degli anni 80, no? Ormai proibita dalla legge 90, dalla legge sul procedimento, dalla legge 241 del 90. Anche questo modo di interpretare l'urbanistica e i suoi problemi noi non lo riteniamo assolutamente esatto che possa portare tra l'altro a un risultato positivo. Alessandro Piccinini, candidato con l'Unione di Centro per il progetto La Città Aperta, tra i temi affrontati quello delle aree bianche. Sì, volevamo dare un taglio diverso a un incontro dibattito, non fare il solito aperitivo come si stanno celebrando in questi giorni di ultimi giorni di campagna elettorale. Ho chiesto il conforto di un esperto, di un avvocato amministrativista che si occupa quotidianamente di questi problemi per affrontare appunto le tematiche delle zone a vincolo decaduto, cosiddette aree bianche, in prospettiva di quello che è anche la delibera di indirizzo fatta dal Consiglio Comunale ultimo e quindi tutti gli scenari che si prospettano. Nonché e non ultimo il tema che credo avvinca gli aquilani di quello che sarà il destino dei moduli provvisori realizzati in virtù della delibera 58 del 2010. Le casette, quali sarà allora il loro destino, secondo voi, secondo la vostra visione?
le casette, quali sarà il loro destino. I candidati sindaci che in questi giorni si stanno avvicendando nei media non danno delle pareri chiari su quello che sarà la loro impostazione rispetto ai vincoli decaduti. Noi abbiamo voluto incontrare il candidato Giorgio De Matteis affinché ci dia un suo parere su quello che potrà essere il destino di questi moduli provvisori.